Coming to it. Ok, voglio prima dire qualcosa agli studenti che sono iscritti. Grazie a chi mi ha mandato le domande riassunti. Non ho letto niente, cioè, ho visto ma non ho letto. Lei ha letto? Sì. Sono stati bravi? Bravissimi. Siamo in diretta. Vi scriverò. Grazie. Oggi presenta la prof. Talamini. La presentazione però siamo fuori da 10. Tra lì non si vede, no? Aspettiamo? No, aspetta. Magari un altro agente se Streaming no, è ancora partito lo streaming, solo davanti a moltissimi testimoni. Sì. Ma tu non devi fare il relatore, ce l'abbiamo chiediamo un attimo di pazienza e gentilità, noi abbiamo dei problemi tecnici, un breve intervallo pubblicitario, canto.
Canto in olandese. Ma loro adesso vedono io che comando, non vedono gli slide. Vabbè, facciamo così. Ok. Benvenuti, buon pomeriggio, grazie di essere venuti qua nonostante abbiate passato la giornata a studiare, fare lezione, lavorare, quindi grazie. Ci troviamo qua al terzo incontro della serie Il mondo di fuori, una serie di incontri che si vengono tenuti qua alla Civica Altiero Spinelli ogni mercoledì pomeriggio di marzo e aprile alle 16.30 e che tratteranno alcuni argomenti che possono essere di interesse per studenti attuali, ex studenti, futuri studenti. Troverete il programma completo sul sito delle civiche, quindi lì ci sono anche, c'è scritto l'elenco proprio di tutte le persone che interverranno durante questi vari incontri. In questi incontri approfondiremo nello specifico qual è il ruolo del mediatore linguistico e quindi cosa fa nel momento in cui si laurea, esce da questa scuola e si mette nel mondo reale. Capiremo insieme quali diverse opportunità di lavoro ci sono in questo ambito e in quali maniere si possono impiegare le varie competenze che gli studenti apprendono qui dentro. Quindi cosa facciamo con tutto quello che impariamo qua a lezione. Ci saranno degli incontri con traduttori, giornalisti, abbiamo un console, vari rappresentanti del mondo professionale e in particolare stasera abbiamo il piacere di avere con noi un traduttore che si è laureato qua alle Civiche, Francesco Panzieri. Applausi.
Si è iscritto nel 2009 alle CIGE, medicina linguistica come lingua inglese e olandese, per poi passare alla magistrale in traduzione letteraria che ha completato dal 2012 al 2014. Attualmente combina il lavoro di funzionario presso questa agenzia governativa belga chiamata Flanders Investment and Trade, che si trova a Milano, e insieme a quello fa il traduttore letterario dal neerlandese all'italiano. Lascio la parola a lui, precisando che se volete approfondire, fare delle domande anche durante l'intervento, potete farlo, alzate la mano e possiamo approfondire gli argomenti man mano che si presentano. Grazie e lascio la parola a Francesco. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie mille Magda per la presentazione, grazie Michel per l'invito e grazie a voi che siete alle 4:30 qui. Ascoltare me. La presentazione di oggi si chiama The Fiction of Flanders perché il mondo della traduzione e le Fiandre, la regione nord del Belgio, sono un po' i mondi in cui ho lavorato soprattutto dalla laurea in Cile a oggi. Oggi l'idea è quella di raccontarvi in 45 minuti circa quella che è stata la mia esperienza finora in un ambito legato direttamente a quello che sono i miei corsi di studi, ma anche in un mondo completamente diverso, che comunque non è così direttamente collegato alla produzione, che è quello appunto del, di fatto, l'ordinamento diplomatico. È anche per lo scopo di oggi è un po' spiegare, meglio, ragionare sul fatto che si può o meno combinare un lavoro di traduzione con un lavoro slegato nel mondo delle lingue, in senso stretto. Come ha già accennato Magda, ho studiato qui, ma non qui, cioè a San Leonardo, quando la civica era a San Leonardo, quindi siamo maledetti con tutto rispetto. È un po' roba, quindi non è il massimo della vita. Mediazione linguistica, olandese, inglese e italiano, e poi traduzione letteraria. Io arrivo da uno scientifico, quindi avevo però la doppia lingua inglese e francese. Il francese in realtà non mi è mai ispirato più di tanto, alla fine c'era un amico che faceva le civiche e ha detto: no, vieni a sentire la pelle, ti piace. Io avevo intenzione di andare avanti con una delle lingue, ma non mi interessava fare un corso puro di lingue e letteratura, volevo qualcosa di più pratico e più complicato. Quindi sono arrivato qui e mi hanno detto: guarda, se vuoi puoi iscriverti, ma o scegli olandese o scegli russo. E il russo mi sembrava ancora più in là come lingua, come mondo, come sfida. Quindi alla fine ho detto: ma se questo è tutti arancioni, sono simpatici, mi sembra. Proviamoci, vediamo come va. No? E poi, quindi, triennale specialistica, qui vedete con i dati quelli che sono gli ambiti in cui ho lavorato in Cugnanza. Quindi, le Fiandre, la traduzione. L'anno scorso, 2 anni fa, ho avuto la possibilità, il piacere di insegnare come tutor alla mamma che studia con di Bologna, sempre in maniera francese. E poi una passione che è quella dei podcast, che vedremo come provato a integrarla anche nel mondo del lavoro. Ok, siamo nel 2014, dopo la laurea, finito la specialistica, sono un laureato disoccupato e si fa. Si mandano civi vuoti, ovviamente, ma questo è un altro discorso. Ai tempi, io ammetto molto candidamente, non sapere come funzionava il mondo della traduzione, delle agenzie di traduzione specifica, delle case editrici. Vi do un'idea dell'ignoranza che regnava. Ai tempi, una collega, una
compagno di corso giornalista, aveva sviluppato un metodo, perché è giornalista, quindi ha sviluppato un metodo, ovvero si è ha deciso di comprare una lista di nominativi di aziende, si sta sul sito di registroimprese.it, si può accedere a un database di aziende italiane. Lei ha scelto una di tutte, siamo entrambi originari della provincia di Bergamo, ha preso tutte le agenzie di produzione della provincia di Bergamo, ha scaricato questo file, l'ha pagato, l'abbiamo diviso, abbiamo detto, va bene, metà lo fai tu, metà lo faccio io. Risposta ricevuta, zero. Approfitto, visto che c'è anche un streaming, Alice, so che non stai guardando, ma io Alice non ho mai pagato per quella lista, quindi vabbè, però è stato un investimento molto, cioè, ho pensato molto all'iniziativa. Quindi, la situazione era questa, tuttavia, qualche mese dopo la laurea, ci sono arrivati due annunci legati al neozelandese, non però legati al modo alla professione, ovvero due enti, che erano il Consolato Generale dei Paesi Bassi, qui a Milano, e un Consolato Investment Trade, che è l'agenzia legata alle Fiandre, cioè un nuovo Belgio, cercavano una persona che rinforzasse il loro organico per quello che è stato Expo 2015. Non so se dice qualcosa Expo 2015, sì, per me. Praticamente era il momento in cui mezza Lombardia ha deciso di fare 8 ore di coda al pavimento del Giappone. Quello era una manifestazione, insomma, legata all'alimentazione, in cui vari paesi mostravano il meglio che a quel momento avevano offrire. Si fa ogni 5 anni. In ogni caso, faccio un colloquio con l'ufficio Fiammingo, faccio un colloquio con il console, su bella tavola arancione. Alla fine ricevo la chiamata dall'ufficio delle Fiammingo, che guarda se poi il posto è tuo. Allora, nel febbraio 2015 inizio a lavorare per Flanders Investment. Che cos'è questa cosa molto strana? È un'agenzia collaborativa legata alla Washington del Belgio. Non è una cosa solo belga, ogni paese ce l'ha. Lo potete pensare un po' come la Camera di Commercio per le aziende italiane in Italia. Per le aziende italiane verso l'estero si chiama Italian Trade Agency. Sono agenzie governative, quindi statali, pubbliche, che aiutano le aziende, le imprese del territorio a esportare all'estero, in questo caso, nel nostro caso, imprese femminili esportare in Italia, ma c'è anche la parte investment, ovvero nella direzione opposta, ovvero cerchiamo di attrarre aziende italiane verso le piante, affinché creino posti di lavoro, insomma, creino valore aggiunto per l'economia. Quindi, posso fare una domanda? È più un ruolo linguistico quello che svolgi per questa agenzia? Mi immagino, non so, arriva la telefonata dal Belgio, devi fare un po' da mediatore linguistico? Sì. Oppure ci sono altri ruoli che ci spiegherai, sì, quindi tu adesso? Ma ci sono diversi motivi per cui un'azienda si rivolge a un'agenzia del genere. Spesso sono piccole e medie imprese, quindi non hanno una grande propensione all'estero, magari stanno muovendo i loro primi passi all'estero e non sanno bene da che parte sbattere la testa. È una mediazione linguistica, sì, perché molte volte le aziende belge sono tuttora convinte che gli italiani abbiano finalmente imparato l'inglese o il francese, ma spesso, soprattutto diciamo per l'impresa, per la classe, per il settore industriale, quindi non è ancora il caso. È una mediazione culturale, anche nel modo di porsi, ovviamente, nelle telefonate. Non è così scontato che nelle loro, diciamo, alla fine, utilizziamo l'azienda classica, il birrificio, bene, che vuole portare su birra in Italia. Non è detto che i toni che abbiano nel proporsi le aziende italiane siano quelli, diciamo, consueti nell'imprenditore italiano. Quindi è una mediazione su vari livelli. Vi faccio un esempio pratico, perché secondo me aiuta a capire com'è la situazione. Un mese fa circa c'è stata questa fiera che si chiama Mido, la fiera dell'occhialeria, è stata, sì, un mese fa a Roma,
Le fiere sono una delle occasioni in cui noi, in quanto agenzia del piano, andiamo a vedere chi c'è, se possiamo, cioè, quali, se ci sono aziende più amiche e se possiamo metterci. In questo caso sono andato lì, ho fatto la mia giornata però, c'erano 7 aziende più amiche, sono andato a parlare con ciascuna di loro e ho cercato di capire se è già in Italia, non sei in Italia, vedete già in Italia, conoscete la nostra agenzia, sapete che possiamo aiutarvi, tutto gratis, fatto di servizi gratuiti, quindi loro sono contenti, eccetera. Ovviamente c'era chi già ci conosceva, chi non ci conosceva, eccetera, eccetera. Alla fine, il giorno dopo, mando una mail di ringraziamento a tutte le persone con cui ho parlato, con i conti degli esperti, e mando tutta una serie di punti dicendo: guarda, se voi volete praticamente su di noi, se possiamo aiutarvi in qualche modo, potete contattarci. Alla fine, da quelle 7 mail che ho mandato, mi sono arrivate 3 richieste, 2 sempre via mail, in cui aziende ti chiedevano: guarda, noi stiamo cercando dei distributori per i nostri prodotti, spesso montature in questo caso, grazie all'artiglieria, e poi abbiamo un database, facciamo, prepariamo il nostro listo, mandiamo informazioni sul settore, in questo caso sul settore aereo, che è finita lì. Invece una terza azienda, che è Materialize, che è un'azienda molto, molto bella di Leuven, che si occupa di stampa 3D, ha chiesto di fare una videochiamata perché aveva un prodotto specifico che voleva raccontarmi e per farmi capire meglio quale sarebbe stato il partner ideale per l'Italia, per il mercato italiano. Quindi abbiamo fatto questa videochiamata. Insieme alla videochiamata, solito controllo database, abbiamo selezionato una lista di aziende che, stando a quello che ci aveva raccontato questa persona, a nostro avviso erano le aziende adeguate. In seguito, adesso noi stiamo aspettando la sua risposta, lui ci scriverà insomma la lista e ci chiederà di contattare queste aziende al fine di organizzare degli incontri qui in Italia. Quindi noi siamo partiti da una cosa che mi permetteva anche sottolineare a livello di lezione linguistica, siamo partiti da una, di fatto un'assistenza clienti con la mail di ringraziamento, perché le aziende femminili sono i nostri clienti, di fatto, anche se non c'è fatturato, non c'è niente. E siamo arrivati, arriveremo anzi al mail finale che sarà di fatto un tentativo di vendere. Noi facciamo gli intermediari, ma dobbiamo cercare di, ovviamente, vendendola come se fanno dall'ambasciata, di l'ambasciata in Italia apre ancora delle volte. Quindi continuiamo a sfruttare finché funziona e insieme appunto speriamo di arrivare a un programma di incontri. Quindi, per riassumere un po' quello che è stato il passaggio, dalla Civica a FITS, che è la prevenzione di Climate Action Training, c'è stata la mia integrazione continuamente nel randofono, quindi con colleghi fiamminghieri, per carità, che vivono in Italia da una vita, ma la lingua di lavoro anche con i colleghi in Belgio è in olandese. C'è stato un miglioramento della tolleranza linguistica, anche perché spesso arrivano stagisti dal Belgio che non sanno la parola in italiano, sanno fare certe cose, pizza, eccetera, eccetera. Vabbè, è internazionale. E appunto c'è stata la costruzione di un bagaglio, un bagaglio di competenze economiche commerciali da affiancare a quella che era la mia formazione probabilmente umanistica. Quindi sono due cose che, come la seconda è diventata complementare alla prima, ma si sono un po' equilibrate nel corso degli anni. E vediamo noi. Allora, si ritorna a giugno, sempre lo studente, eccetera, eccetera. Io ho fatto come tesi con la specialistica, con la professoressa Sorelli, adesso è in Florida, con l'assessore. Traduzione analisi di un saggio di una scrittrice americana trapiantata in Russia. All'epoca mi sembrava fantastico, adesso non riesco a dimenticare. Gli Enemies Next Door, parlo della Russia adesso in un momento. Io avevo una certa predilezione per la statistica, sarebbe piaciuto lavorare in ambito italiano. Anche qui, mail di presentazione delle case editrici, quei segnali strani che erano molto triste, che purtroppo il sistema non legge. Perché? Perché dei professori molto, molto gentili nei confronti hanno detto: non c'è assolutamente da preoccupare, mandiamo noi una mail a un paio di editori della nostra conoscenza, che dopo ti introduci, non chiede di non dei lavori. Nessuna risposta. I primi incarichi sono arrivati solo nel febbraio 2016,
perché alla fine con l'olandese la richiesta c'è e le persone disposte a svolgere i cambi di scheletro non sono tantissime, quindi nel 2016 ho un buon piano, ho potuto fare anche una scheda di lettura con un romanzo fiorito di Chris Spence, che tra l'altro è stato comprato da Pio Vittore Romano. C'è una domanda? Sì, c'è una domanda dal pubblico. Ci puoi spiegare un po' meglio cosa vuol dire scheda di lettura? Come facili a farli? Come si fanno? Non si fanno. È il primo approccio per chi si propone come traduttore di traduttrice, è in genere il primo approccio. Io per infatti mi leggo un libro, mi piace, cerco, indago, vedo che non è ancora, non se ne parla, non è stato prodotto, eccetera. Scrivo all'editore di turno e dico, guarda, ho letto questo libro, a me piacerebbe anche tradurlo, però per adesso ti faccio una sorta di riassunto. La scheda di lettura di solito è un riassunto del libro, che non è una recensione, quindi il tono è molto asciutto, ci devono essere gli spoiler, perché ovviamente l'editore deve scrivere come la fine del libro, perché altrimenti il caro non lo fa. C'è una seconda, questa è la scheda di lettura, c'è un blocco con l'analisi dello stile, dei temi che vengono affrontati nel libro, e c'è la parte finale che vi dà il proprio conto. Ovviamente se voi volete proporre un libro all'editore, il pro dovrebbe essere dominato, altrimenti non so cosa otterrete. Se va a buon fine, il discorso com'è se va a buon fine? Raramente vanno a buon fine queste cose, lo dico con molta sincerità, ma può darsi che il lettore dica, ah però, questa persona sa scrivere, sa analizzare bene un romanzo, un saggio, che non ho in considerazione per il futuro. Il primo libro è arrivato poco dopo le prime schede di lettura, sempre per Compiani, appunto, che mi aveva dato fiducia. La mia rivoluzione, non so se conoscete quest'uomo, qualcuno lo dice, incredibile, sono sicuro di chi. Jan Graf, cacciatore, allenatore, icona culturale dei Paesi Bassi, persona molto egocente, ma poi questo è un altro discorso. Perché Maradona è un santo, non lo so. Perché Maradona è un santo? Sì, va bene. Io non ho trovato la biografia di Maradona, quindi è un po' come questo. Quindi mi hanno detto, guarda, abbiamo qui questa biografia, questo è l'insieme del traduttore dell'olandese, questo è l'insieme di traduttori che hanno nel calcio, la intersezione della punta ridotta ce l'ho dentro io per me interessante, quindi ci sei tu, te lo affidiamo. È andata bene, è stato un po' un caos con lo scritto, perché i tempi erano molto ridotti, 3 mesi per fare tutte le 300 appuntanti pagine, che poi sono stati diluiti fino a settembre, perché a un certo punto sono arrivati dei capitoli aggiuntivi a opera in corso. Io avevo già finito la traduzione, stavo facendo la revisione. Ah no, guarda che hanno detto, perché era uno di quei casi in cui l'editore centrale vuole far uscire il libro in tutti i paesi contemporaneamente. Guarda che abbiamo questi 2 nuovi capitoli da attaccare, mi mandano i capitoli in inglese. Quindi io dovevo triangolare tra la mia versione in italiano, la traduzione, cioè la mia versione in italiano, l'originale in olandese e questi 2 capitoli in inglese. Per aggiungere caos al caos, la persona, l'ufficio esterno che ha fatto la revisione del tutto, mi ha cambiato parti che erano corrette. Cioè mi ha toccato le parti proprio tipo difensore centrale, non ho fatto diventare un centrocampista. Ma io se ho scritto difensore centrale, ci ho obbligato un po', ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E questo è stato il primo libro uscito, forse ottobre 2016. Doppia pagina sulla Gazzetta, doppia pagina sulla Repubblica, che è una persona felicissima. Evidentemente la redazione di Compiani ha ritenuto il lavoro fatto accettabile, perché è arrivato l'altro libro, che è tutto un altro tipo di racconto. È la storia di 2 sorelle ebree olandesi, Jan e Sever, che di fatto vivono in questa casa che è appunto l'altro libro di questa casa, e creano di fatto un centro di resistenza per tutte quelle figure che hanno perso il regime
nazista, quindi si parla dei tempi dell'occupazione nazista dei Paesi Bassi. Quindi ci sono membri della resistenza, ci sono ebrei, eccetera, eccetera. Qui uno dei punti fondamentali, una delle missioni che ho scordato, era evitare di scadere in allontanamento, perché è abbastanza facile quando si tratta di temi così drammatici, come la guerra, la Shoah, eccetera. È facile anche con i toni, con la resa, scadere nell'eccesso, nella traumatizzazione di chi fosse. E peraltro l'autrice, Stanza Nipper, si era data, cioè lei stessa si ha pubblicato il libro dicendo: io non voglio raccontare l'ennesima storia triste, se questo è un positivo. Non voglio raccontare l'ennesima storia dell'ennesima famiglia ebrea dilaniata dall'olocausto. Voglio raccontare una storia di resistenza, voglio far vedere che la narrazione della popolazione ebreo-olandese come vittima sacrificale dei nazisti è falsa, nel senso che c'era un grande numero di resistenza, c'erano gruppi addirittura culturali, durante l'occupazione nazista si trovavano, c'erano concerti segreti, c'era tutta un'attività culturale che ai nostri occhi sembrava folle, eppure questo è quanto è successo. Dopo l'Alto Nido sono arrivati altri libri, ve li riassumo molto in fretta. Nel 2020 ho tradotto questo libro. C'è qualcuno, qualche parente che sono venuto a trovare? No, libro dimenticato, di Stanley Miller. Nel senso che non è un libro dimenticabile, ma le condizioni in cui è stato fatto il lavoro non sono state eccezionali, perché ho dovuto fare questo libro però con un collega traduttore in 2 settimane. Non si fa. Non è la normalità, non è stato piacevole, però è capitato. Però bello, è stato molto bello collaborare con lavorare a 4 anni, come si suggerisce. Quando si è trovata una persona con cui siete in sintonia, è un'esperienza davvero bella. Quindi quello consigliatissimo. C'è una domanda dal pubblico? Ok. Cosa faccio? Ma in che senso 4 mai? Dividete le pagine? Sì, nel senso che i tempi erano talmente ristretti. Un attimo la domanda. Ah sì, la domanda è cosa vuol dire, cioè in che senso la produzione è stata 4 mani. Nel senso che appunto i tempi che ci hanno dato erano talmente stretti che per una persona è possibile fare tutto in 2 settimane. È una pratica abbastanza comune, non comunissima, nel senso che non tutte le case editrici lo vedono. Sì. Ma la domanda era come si fa a dividere un lavoro di traduzione tra 2 persone? Come si fa a dividere? Si prende un documento condiviso, lo si carica su Google, io ti dico tu fai questo, cioè ci siamo divisi la lavoro in 4 parole e abbiamo fatto una revisione da 5 anni. Quindi mentre il mio collega Dale riguardava le mie parti, riguardava le sue. Alla fine poi ci si sente sui punti magari più delicati, su diciamo qui guarda che c'è questa cosa che ricorre anche nel capitolo, eccetera, eccetera. Diciamo che le condizioni non permettevano una collaborazione eccezionale, però in qualche modo siamo arrivati. Ma al di là delle traduzioni specifiche, non si notava una differenza di stile tra quello che la quello è uno dei, cioè la domanda è se non si notava una differenza di stile. Allora, diciamo che il testo non era stilisticamente impegnativo. Questo. Cioè, questo è una persona, Gonzalo, che è un barzellissimo 90 qualcosenne e ha deciso di fare una sorta di memoria, se vogliamo chiamare così. È uno scrittore. Lui dice: mi hanno detto che sono bravo a scrivere, quindi ho scritto le mie memorie. Non è uno scrittore professionista. Quindi, in questo senso, è stato abbastanza facile trovare una resa omogenea. Fosse stato un scrittore di professione, scrittrice di professione, innanzitutto non ci avrebbero dato 2 settimane. E poi ovviamente avrebbe fatto un lavoro un po' più fino da quel punto di vista. In questo caso diciamo che è stata più un'operazione di salvataggio che una traduzione. L'abbiamo portata a finire e va bene così. Poi è arrivato l'Anamas.
Questi strutture, gli altri tre libri sono stati fatti tra il 2021 e il 2022. Amos, l'ex uomo, altra storia assurda, questo è un giornalista olandese che un giorno viene lasciato dalla ragazza, ma poco prima di essere lasciato riceve in regalo un nome di stelletina, cioè non so, cresce, diventa un frutto, ma un dentino. E lui non si sa perché premente la questione totale e inizia a interrogarsi sull'Amos, descrive proprio chi ha disseduto, vede l'Amos davanti a sé. Chissà che sto Amos, non so se niente. Ha fatto 5 anni in giro per il mondo a esplorare la storia, le origini del frutto. Negli anni del 1500-1600 era una sorta di status symbol, nel senso che i conti inglesi, i conti olandesi lo usavano come decorazione, insomma, ad un certo livello. Racconta quel suo principale esportore, lui parla in Costa Rica, quindi tutta una storia lì. E poi ovviamente. Perché trovo l'amore, ma non faccio spoiler, se lo volete leggere. Anna Barefoot, questo posto è stato rimosso per Mondadori. Questo è giusto, ricordo, dimenticare questo è di editore, casa di editori. Mondadori, non ve lo devo presentare, questo posto è stato rimosso, una novella, praticamente, perché ha centinaia di pagine, sul ruolo, sulla figura del moderatore di contenuti online. Quindi quelle persone che per X ore al giorno si vedono esposte a pornografia, a violenza, soprattutto lo schifo immaginabile, e sul romanzo poi un po' raccontare quali sono le ripercussioni che questo lavoro ha sulla loro vita e sul modo che hanno di vedere la realtà, quali sono gli effetti di un lavoro del genere. Per finire, primo libro per ragazzi che ho avuto piacere di fare, 321 cose intelligenti da sapere sulla storia, si descrive da solo, sono 321 aneddoti simpatici, dal Big Bang fino ai giorni nostri, con illustrazioni e vignette che sono molto, molto poco facili da tradurre, quindi è stato abbastanza complicato. Ultima, dimmi. Io non ho ancora proposto niente di mio, che mi sono accettato. Che felice, triste, sì. Ma da esatto. Cioè, secondo me è importante anche far capire che per il neerlandese ovviamente c'è lavoro. Cioè, nel senso, se io non devo scegliere quello che devo fare, io non sono. Cioè, sono relativamente alle prime armi, comunque è indicativo il fatto che. Ci interessa come temperatura di questi massi delle fiamme, che è cosa positiva. Ultimamente ho potuto tradurre, è stato concesso di tradurre due articoli per internazionale, che io ricordo quando ero alla Civica, appunto, sembrava la destinazione raggiungibile del paradiso. Ho scoperto che non paio neanche loro benissimo, ma questo è un altro discorso. Però siamo arrivati internazionale. Un articolo su una. Del Fox su quello che penso diventerà il classificatore di Piombino e uno, come potete vedere dal cappelletto, su un safari carnivisti in Sudafrica. Non fate male. Quindi, come potete immaginare, c'è un lato oscuro della faccenda, non penso che ci sia niente di nuovo in quello che c'è scritto in questa sala perché lavorate in questi giorni traduttori interpreti professionisti. I traduttori non hanno un gran potere contrattuale. C'è un po' questo effetto che c'è nel montaggio, vi faccio proprio vi do un esempio specifico. Io dopo Barefoot, quindi il libro sopra, ho ricevuto una chiamata dall'editor di Mondadori, mi ha detto ci è piaciuto il lavoro che hai fatto, vorrei un po' proprio il libro. Vorrei chiedere per modificare il contratto. Perché il primo contratto non si accetta, perché il Mondadori cosa vuoi fare, puoi anche chiedere, no, accetti e basta. La seconda volta se ti dicono abbiamo apprezzato il tuo lavoro, io ho avuto l'ardire di chiedere qualcosina in più, che non è solo soldi, ma è questione di diritti che poi vediamo più tardi. Mi hanno detto no, il contratto è quello che è,
io ho prima mandato una mail dicendo, ma guardate che potete anche accedere ai fondi del fondo, ai soldi del fondo per le letterature che si passe, cioè praticamente loro non pagano il 70% dei costi di produzione. Ma non ho risposto. Tre mesi dopo ho scoperto che una collega ha accettato l'incarico, quindi il libro uscirà. Ovviamente collega che non poteva sapere quello che era successo a me. Quindi insomma l'effetto che tenevo in montaggio è un po' quello. Per, soprattutto per i gruppi grossi, tu dici di no, c'è qualcun altro che dice di sì. Quindi questo è un po' una cosa che va detta. D'altra parte è anche vero che, cioè mi sembra giusto rimarcare che tradurre si può vivere la traduzione, a patto che si sia anche disposti a prendere in considerazione che di affiancarlo a qualcosa che sia. Ovviamente magari traduce la tecnica un po' per fare l'insegnamento, nel mio caso ancora non è così. Però, insomma, quello che è la storia con la traduzione può essere un esempio da, da prendere in considerazione. Quindi appunto, flessibilità e spirito d'adattamento, la cosa che anche vorrei sottolineare è la preparazione di base, nel senso che soprattutto per chi traduce o chi vorrebbe tradurre, penso, allo spagnolo, al francese, all'inglese, sapete benissimo che voi che magari avete già parenti, amici, vi dicono, oh, mi traduci questo? No, non funziona più. La preparazione di base fa la differenza, perché davvero chiunque può dire di sapere la lingua, ma non tutti sanno come dire tradurre. E secondo me la preparazione che ricevete qui, che è una scuola appunto professionalizzante, dà un po' quel vantaggio rispetto a tutta una serie di persone che si propongono senza avere effettivamente gli strumenti per entrare in una professione, o anche solo per proporsi in maniera professionale. Una cosa invece che ho imparato al di là delle civiche è l'importanza di fare rete, ovvero, detto molto sinceramente, molto in maniera piatta, conoscere altri colleghi traduttori con cui eventualmente andare a bere se le cose vanno male, andare a bere se le cose vanno bene, ma anche per confrontarsi, non importa che siano dal spagnolo o dall'inglese, cioè a prescindere dalla lingua è super importante confrontarsi e partecipare anche eventualmente a iniziative europee. Che è quello che è successo con CELA, che è un progetto europeo, Connecting Emerging Literary Artists, in cui con altri 8 traduttori italiani, da altre lingue, tra virgolette, minori, abbiamo partecipato a questo programma europeo di 4 anni e siamo stati affiancati a 3 ciascuno, autori emergenti, autrici emergenti, la lingua di interesse, allo scopo di arrivare a una prima pubblicazione nostra, come traduttori, ma anche. C'è stata la parentesi di insegnamento, nel senso che nella primavera del 2021, il professor Marco Brandoni, di Olandese a Bologna, mi ha chiesto, c'è un contratto di tutor di lingua olandese, se vuoi. Okay. Vale la pena rovinarsi la vita, oltre ad avere un lavoro un pochino, tradurre, non so, la mattina, la sera, insomma, quando capita, e andare un giorno a settimana a insegnare? Vi dico io che vale la pena, perché? Perché ho avuto la fortuna di essere esposto a un ambiente super stimolante, super motivante, e io ho avuto la possibilità, una volta, di applicare dei linguaggi, delle competenze che ho sviluppato qua e poi col passare degli anni, su studenti, appunto, nel mio caso, del primo e del secondo anno di lingua, e le abbiamo messe in pratica. Piaceva sottolineare questo progetto speciale, che sembra una cosa strana, ma lo è, nel senso che ogni anno, adesso Bologna è arrivato un lettore nella prelingua, quindi questa cosa non c'è più. Prima che arrivasse il lettore c'erano 3 tutor che si alternavano ogni anno. E una delle tradizioni che si è sviluppata è che uno dei tutor, o meglio, a seconda del percorso di questi tutor, proponesse agli studenti di rielaborare le loro competenze. Quello che avevano imparato a livello linguistico in una forma un po' diversa dal classico accademico.
c'è stato un anno in cui c'era un professore che non lavorava nel marketing. Alla fine gli studenti sono stati costretti a fare una a spendere una campagna di marketing. Quindi a usare linguaggi, temi, tecniche che ovviamente erano dei lontani da quelli che erano c'è stata una tutor che era molto interessata ai dibattiti. Sapete che soprattutto nel Nord Europa ci sono questi tornei dibattiti che si fanno tra commentare, poi ci sono le scuole che fanno eccetera. Quindi questi studenti sono tessere, hanno dovuto imparare come si costruisce una tesi, come si smonta la tesi dell'avversario, eccetera, eccetera. Nel mio caso, non avendo le competenze in marketing né di dibattiti, ho scelto di prendere un interesse personale con dei podcast e ho costretto gli studenti del secondo anno a scrivere e realizzare un podcast in lingua su uno degli autori che avevano studiato durante l'anno. In questo caso l'autore è Anton De Pomme, che è un autore surinamese. Loro hanno fatto un corso monografico sul post-colonialismo e sull'eredità nei Paesi Bassi, un giorno d'oggi. E abbiamo deciso con Marco che questo poteva essere un modo interessante per rielaborare le competenze prese durante l'anno, ma in una maniera diversa, che li stimolasse e li togliesse un po' dalla cosiddetta comfort zone. Quindi è stato un lavoro di gruppo che non è scontato, perché hanno dovuto coordinarsi tra loro di diversi compiti, ma soprattutto hanno sviluppato delle competenze non comuni, cioè hanno proprio scritto degli episodi, che non è la scrittura del testo classico, della formazione, o del saggio sul determinato autore. Li hanno registrati, un studente di autore, penso che gli sarà veramente grato, hanno registrato anche dei jingle musicali, che hanno fatto un lavoro fantastico, editing e pubblicazioni su Spotify. Quindi se voi adesso andate su Spotify, è in loro che però trovate l'Aftox, hanno fatto 5 episodi, 5 minuti uno, una testa, e secondo me è stato, a mio avviso, è stato un modo molto interessante di rielaborare concetti che in genere vengono espressi a fine anno, non so, io non so cosa ho scritto. Questo perché un paio di anni fa ho provato anch'io a lanciarmi nel mondo dei podcast con Paolo Traduci. È nato nel progetto Cielo, dove abbiamo una collaborazione con due traduttrici, una dal serbo croato e una dallo spagnolo, per cercare di raccontare la nostra situazione di traduttori emergenti e per cercare di raccontare, o meglio, di dare maggiore visibilità alla figura del traduttore. Questo perché non so se avete presente il Salone del Libro di Torino. Sì, penso. Ogni anno sul Libro di Torino c'è una rassegna dedicata ai traduttori e traduttrici che si chiama L'autore invisibile. È curata da Ilde Carmignano, una delle principali traduttrici in spagnolo. L'autore invisibile. Renata Colorni, altro nome famosissimo traduzione tedesco, ha pubblicato il suo libro di memoria che era Il mestiere dell'ombra. Che sembra una genitiva. Lo so. Fatto sta che c'è questa narrazione prevalente nel mondo dei traduttori e traduttrici, soprattutto se posso permettermi di una generazione un po' precedente alla nostra, è la vostra, che appunto vuole il traduttore come figura che si deve nascondere tutti i costi nel testo che è vero. Allora, se prendiamo le cose, c'è la parte della resa, ovviamente se il traduttore non devi prevalere nel suo lavoro sull'attrice che stai traducendo. D'altra parte, stiamo parlando di una figura che, come abbiamo visto prima, è sottopagata, non viene un potere contrattuale, eccetera, eccetera. Se noi, della categoria, continuiamo a raccontarci come quelli che devono stare nell'ombra, devono stare invisibili, eccetera, eccetera, secondo me alla fine ci convinciamo che deve essere così. Quindi, secondo me, è giusto che ci sia una narrazione, non dico che sostituisca la prima, ma che sia l'alternativa alla prima, in cui c'è una maggiore visibilità per chi traduce, in cui si parla di più di traduzione e in cui, in questo modo, la categoria in generale ottiene maggiore legittimazione. E di conseguenza, avendo maggiore legittimazione, può anche arrivare all'aiuto di turno,
chiedere condizioni migliori. Ovviamente non è una cosa semplice, non sono tre giovani traduttori e traduttrici che si mettono davanti al microfono a cambiare la situazione. È un di fatto quello che per la categoria, quello che anche con il sindacato di categoria strada si sta cercando di portare avanti, è un cambiamento radicale dal punto di vista del rapporto tra l'editore e il traduttore. Però questo è un piccolo tentativo di lavorare sulla visibilità di chi traduce. Questo è tanto. Questo è un po' il racconto di questi anni. Se ci sono domande, vi ascolto. Ma quindi esiste una sorta di sindacato? Cioè, sì, esiste una sorta di sindacato. Il sindacato si chiama Strade, che è il sindacato dei produttori editoriali. Io non lo considero neanche un sindacato, lo considero che è collegato alla CGL. Io non lo considero come un sindacato, lo considero più come un'associazione di categoria. Nel senso che Strade si impegna per portare i diritti del traduttore e della traduttrice anche in sede istituzionale, quindi quando ci sono nuove leggi sul settore dell'editoria, quando appunto adesso nel 2021 c'è stata una nuova normativa europea che è stata recepita in Italia, ma che buona parte degli editori continua a ignorare. Che sarebbe? La normativa che prevede un testuale parole, compenso equo e proporzionato al lavoro del traduttore, che vuol dire trasparenza nella rendicontazione delle copie, cioè io voglio sapere tuo editore quante copie vendi quest'anno di questa copia, e soprattutto per le royalties, che sono una cosa che al momento è molto rara per chi traduce. Ho un annuncio da fare a proposito di questo, sono venuto qui apposta. Sì, allora, a breve presenteremo noi il Vademecum del traduttore, un po' più fatto da Strade, abbiamo invitato l'avvocato, traduttrice, appunto, del Vademecum, e fare una presentazione qui a scuola, sarete avvisati assolutamente, nel giro di 4-5 settimane. Bello, sarei invitato. Bello, bello, bello. E quindi sì, anche quando si parla di negoziazione dei compensi, insomma, pensi il libro, un libro che ha venuto in assoluto, io scrivo la biografia del principe. Pensa se ci fossero, io non so, ma ho l'impressione che Mondadori non abbia dato le royalties. Pensa se avessero detto, ok, per ogni copia che vendiamo, vediamo il 1%. Questo per tutti ci sarebbero. Non dico ricche, ma magari la macchina mi entrava. È una cosa che ancora non c'è come mentalità di piccoli italiani. Perché il compenso, come funzionano adesso le cose, è il traduttore che c'è un compenso cosiddetto a straccio, ovvero io avevo pagato X euro pagato, cioè 1.800 per tutte. E io avevo pagato questa cifra, che era appunto un forfè, sono 1.000, 1.000, 3.000, 4.000, compenso. E io traduttore mi impegno a cedere i diritti d'autore, perché il traduttore è sotto diritto d'autore, alla casa editrice per X anni. Il massimo in Italia è 20 anni. Al momento quasi tutti i contratti sono di 20 anni. Quindi io per 20 anni, di fatto, io quei 2.000-3.000 euro che ricevo sono quello, il corrispettivo all'avviso dell'editore equo e proporzionato per le copie vendute. È giusto? No, esatto. A maggior ragione quando si tratta di bestseller, ma anche non è così bestseller. Cioè, il problema appunto è quello che manca al momento, è proprio un cambiamento della mentalità, è proprio un cambiamento radicale, e al momento gli editori si stanno trincerando dietro mail prestampate del tipo l'ufficio diritti ci ha chiesto di non c'è ancora la legge, la nuova legge, a margine di interpretazione, quindi si stanno un po' arrampicando sugli specchi. La speranza è che pian piano, sia a livello di contrattazione singola, ovvero informando il pubblico esterno, non anche chi appartiene alla categoria, ma anche ovviamente lavorando in piazza sia, quindi appunto tale discussione di cui parlavo prima, si riesca pian piano a far passare il messaggio che questo cambiamento radicale è anche quello che c'è. Quindi la
speranza che ti arrivi il messaggio. Grazie. Grazie. Bene, lo studente forse ha una domanda. Sì. Ma rispetto al tuo lavoro a Los Angeles, sì. Tutto il resto della serie di competenze in ambito commerciale, in relazione, cioè, sono tutte cose che si deve imparare a sì. Io non ho fatto corsi, ma non è un'esperienza da allora, non è che ti prendono e ti buttano in mezzo agli squali. Diciamo che è stato un processo per uguale, questa cosa qui deve dire che ho raccontato me il secondo giorno di lavoro, mi hanno detto. No, però già hanno fatto una formazione specifica, una settimana di... Ogni tanto organizzano, se riesce a fare per questo, organizza dei corsi di formazione, quello sì, ma si parla di... Io ho fatto un corso nel 2017, una settimana, quindi ti dico, no, non è quella che faccio. No, alla fine, diciamo, all'inizio impari solo essendo presente, nel senso, magari hai un collega più esperto che ti porta con sé un po' più esperto, un po' come situazione. Però in questo settore, forse per il fatto che tu ti sei presentato una lingua così particolare come l'olandese, ovviamente hai una grande marcia rispetto allo studente di economia o marketing che studia inglese, che studia spagnolo, perché in quel caso avere relazioni di quel tipo commerciali in inglese tendenzialmente non possono fare tutti, no? Sì e no, è un po' come il discorso di tutti, che sono, tutti quelli che sono lì, sono tradurre. Nel senso che, come abbiamo visto prima, il modo in cui tu ti interfacci sia con, nel mio caso, le aziende delle Fiandre, ma anche con poi gli italiani, ha tutta una serie di sfumature che non tutti corsi, secondo me, non tutti i corsi danno, non tutti possiedono. Secondo me è una cosa molto sottile che può passare, non so, giustamente dici, sai la lingua, hai studiato, che ne so io, quindi commercio, perché non potresti. Sì, si può. È anche vero che spesso le competenze richieste di questo tipo sono talmente... Sbagliate? No, non sbagliate, no, però... Sbagliate, sì. Sì. Forse sì. Nel senso che, magari venendo da una scuola come questa, che è più pratica, rispetto a chi ha fatto, non so come dire, macroeconomia, sì. Non mi è mai stato chiesto, nel senso, mi è stato più chiesto una roba come, guarda, ci sono queste aziende che sarebbero interessate a avere a che fare con questa gente mega, scrivi una mail di presentazione in cui illustri un po' la situazione. Quindi non è stato tanto il, ok, so come funziona il grafico della statistica della macro di Excel, ma è stato più, ok, io ho imparato tecniche di scrittura in vari contesti, l'ho letto commerciale, la produzione, eccetera, eccetera, le applico basandomi sulle informazioni che avevano l'azienda e le traduco anche per l'interlocutore italiano. E a proposito di questo, nella conoscenza culturale, quando che come incide? Incide nel senso, allora, parlo per le Fiandre, ovviamente. Per esempio, già solo rispetto agli olandesi, le aziende delle Fiandre che vengono in Italia sono molto più mediterranee. Cioè, lo shock è molto, molto minore. C'è anche solo un senso della geografia più vicino a quello italiano che non a quello nordico. Ci sono delle differenze, ma è una cosa che pensavo di avvertire di più quando ho iniziato anche a organizzare programmi di appuntamenti con aziende che chiamano, che venivano, eccetera, eccetera. Invece alla fine mi sono accorto che forse per la vicinanza alla Francia, alla Missione, eccetera, come anche molto più ragionare, mi sembravano molto... Anche la risoluzione, per esempio, decide, arriva l'azienda, dobbiamo parlare di questa cosa qui.
aziende italiane fanno, tieni tu a pranzo. Ne parliamo a pranzo, ne parliamo a cena. Si mangia bene, tanto, si arriva a un punto. L'olandese, secondo me, questa cosa non ce l'ha, l'altro dice no, prende a farci, quarto d'ora, poi io il mio panino non lo so. Questa cosa, secondo me, da quello che ho visto dalla mia esperienza, è molto più vicina all'Italia. Cioè, spesso capita che arrivi in azienda e dici, no, questo non vuoi averci a pranzo. Perfetto, ma poi gli italiani vogliono perfettamente d'accordo. Quindi, in quel senso, mi aspettavo un impatto, che invece è stato un minore di quello che pensassi. Allora, come lingua, cioè, se potessi tornare indietro, ci chiedi se prendi l'olandese come lingua o lo so. Cosa studi? Sì, sì, sinceramente sì. Vabbè, il russo, sappiamo come andato a finire. Per adesso ci fermiamo. No, sì, perché alla fine, se ci pensi, offre meno possibilità. Esatto. Mi ho segnato i dati. Nelle fiamme vivono 6,7 milioni di persone, nel Norvegia sono 10. Le fiamme sono 13.000 km quadrati, nel Norvegia sono 23. Quindi stiamo parlando proprio di una cosa molto piccola. Però, soprattutto in ambito letterario, vedo che l'interesse per la letteratura di Paesi Bassi delle Fiandre c'è e che comunque, anche guardando sulle indicazioni di lavoro così, non è che interesse. Ovviamente non avrai la quantità di richieste per il terzo, per lo spagnolo, per il francese, quindi no, non sono tempito. E ho scoperto, anzi, io spesso sono stato uno studente che diceva, vedi che sono 5 anni stavo qua, lo faccio. Invece alla fine, ci sono. Quindi, la grande maggiore degli studenti che studiano olandese e inglese, no? Finlandese rispetto a noi altri che studiamo spagnolo. Sì, sono 6 scuole in Italia, cioè, Trieste, Padova, Milano, Roma, Napoli. Quindi sì. Sì. È proporzionato anche al mercato. Come ti ha portato a scegliere traduzione anziché interpretariato? E che consigli magari daresti a chi è un po' indeciso come scegliere? Poi che risolvi la questione. No, la mia questione è stata molto semplice. Non ho sangue freddo. Non ho la capacità di improvvisare sul posto, non ho, come dire, ho bisogno di ragionare sulle parole, sulle frasi, e secondo me, a parte il carattere o l'inclinazione personale, è anche una cosa che ti accorgi a lezione. Cioè, dici, ok, questa cosa mi esce così così, questa cosa mi esce bene, forse seguiamo le lezioni. Quindi non ho problema purtroppo da offrirti, però secondo me è un misto tra inclinazione personale e quello che poi scopri anche confrontando con i professori, con i tuoi compagni di classe. Invece fare la magistrale è stato fondamentale, invece che magari questo lavoro saresti riuscito a farlo di quel traduttore anche per la triennale? No? Allora. Io ho conosciuto traduttori e traduttrici che venivano da mondi completamente diversi. Io sono un po' un'eccezione nel senso che ho fatto tutto mediazione, produzione concreta applicata. Io ho conosciuto studenti laureati in filosofia, che traducono lingue, letteratura ovviamente. Secondo me il vantaggio che può dare un magistrale come quello che ho fatto è proprio. Allora, da un punto di vista c'è meno. Io mi sento sempre, tra virgolette, a disagio quando parlo con chi magari ha la filosofia, nel senso che magari hanno. Hai letto Tizio? Hai letto. No. Quindi quello manca un pochino, ma te lo puoi costruire, nel senso, leggere, imparare,
poi scoprendo quali sono i tuoi interessi, poi le aree di interlocuzione si recuperano. La cosa che magari manca a loro è l'aver già affinato delle tecniche di scrittura, delle tecniche pratiche che io ho visto appunto anche qui, lo dicevi che quando ha iniziato la specialistica c'erano ragazzi e ragazze che sono arrivati da Trema, da altre università. E magari gli vedevi che chi aveva già fatto più triennale aveva già parlato di un proprio livello di presa del testo, di attenzione al dettaglio, di cura proprio della parola scritta, di quanto era bisogno di ma testo di testo, senza stessa cosa, che un corso più ampio nel senso anche teorico, anche volendo, sì, queste cose sono due magari non c'erano. Quindi quello sì, aiutare in campo, senza dubbio. Sì. Io volevo chiedere, lavori per il FIT da diversi anni ormai, sì. Nel frattempo hai prodotto vari libri, sì. Quindi riesci a conciliare il lavoro da quello che viene piegato, sì, nel contatto, sì, con le aziende, traduttore, sei freelance, no? Sì. Quindi se ti arriva un incarico adesso... Non posso accettare tutto. No, in senso, c'è un altro di traduzione? Cioè io... Posso fare un libro? Sì, no, certo, però se, diciamo, chiaramente sei in ufficio, sì, come bilanci il FIT e la traduzione? Come cioè, concretamente? Sì. Traduco la mattina, traduco la sera. Se necessario, magari... Ovvio. Senza pause, diciamo. Ci sono delle pause tra un libro e l'altro, sì. No, dico, sul lavoro del FIT. Sì. Non metti in pausa, giustamente se non puoi. Hai 26 giorni di ferie all'anno. Non sono flessibili, nel senso che. È un contratto a tempo pieno, sono 40 ore settimanali. Certo. In un mondo ideale sarebbe da trovare un lavoro part-time, lavori 3 giorni, cioè tempo pieno a 3 giorni, e hai almeno uno o 2 giorni da dedicare alla traduzione. Questo è anche quello che vedo da colleghi che riescono a fare. Io al momento sono in questa situazione, anche perché al momento la mia mole di lavoro, tra virgolette, come traduttore è moderata. Qualora dovessi che avevano più richieste, c'è più interesse, eccetera, eccetera, inizierò a puntare, ok, forse mi conviene cercare qualcosa che mi dia più spazio. Anche perché pian piano il livello dei prodotti si sta alzando, quindi è anche giusto dare il giusto rispetto a quello che si sta facendo, a quello che si sta facendo. Quindi sì, non è un equilibrio semplice, è un equilibrio che c'è, si può fare, c'è da studiare, credo sì. E la tua aspirazione per il futuro è tradurre sempre di più? Cioè, qui è quello che ho studiato, se ci pensi. Sì, certo, però magari facendo altre cose. No, certo. Io, guarda che appunto anche con altri ragazzi che ho conosciuto, un'altra specialistica, hanno preso strade che con la traduzione hanno bisogno di fare, sono perfettamente felici, nel senso, fai quel lavoro, magari ti infili in un settore che mai avresti pensato sarebbe stato un settore, poi scopri che in realtà stai benissimo lì, quindi sì. Nel mio caso, io sì, per quello che è al momento, anche sarebbe lavorare e dare più spazio alla produzione, sì. Però, come abbiamo visto per tutte le questioni che abbiamo visto, è un momento di equilibrio, è un compromesso, diciamo così. Speriamo che pian piano lo bilancio. Siccome sì. Io mi sono sempre chiesta, ma si traducono i podcast? Cioè, ci sono... Puoi ripetere la domanda? Sì, la domanda è se si traducono i podcast. Allora, secondo me, sì e no, nel senso che so che c'è... Allora, questo devo indagare perché non sono molto bravo. So che c'è una ex dell'Odessa, che era una specialista come giornalista,
che adesso lavora in un'azienda che fa i contenuti digitali e secondo me stava anche di aver appunto qualcosa su quel mondo di licenza da fare podcast. Ora, è un ambiente che non conosco più quelli di sito, diciamo che per quelli che ascolto e che ho provato anche a fare con quegli studenti è un po' difficile, però non perché non mi sento di dirti no, non esiste questa cosa, perché secondo me esiste, ma non voglio dare informazioni sbagliate. Beh, io posso dire che ci sono cose di questo genere con una voce fuori campo, cioè uno registra una voce fuori campo su un podcast, però non è un po' lo fa. Non si può riprendere il format del podcast in un'altra lingua. Come avere un video con una voce fuori campo, so che è un po' limitato. Immaginiamo una cosa di quei reality, e c'è il grande fratello che è nato in Olanda, poi fa la versione italiana. Quindi podcast, non so, prendi un podcast olandese che si chiama Google FM e riproponi lo stesso formato in un'altra lingua. Però la traduzione vera e propria, cioè, sembra un po' impossibile, cosa fai? Scrivi tutto quello che dico. Passo più. Ragazzi, c'è sempre la sottotitolazione nel caso che si tratti di video podcast. Però non dovresti ascoltare perché fai. Grazie. Video podcast non c'è nuovo. No, se c'è un podcast dove c'è una telecamera che quadra delle persone. Sì. Ok, tipo le cose che. Tipo di YouTuber. Sì. Se non ci sono altre domande dal pubblico, io direi che possiamo concludere questo pomeriggio, questa serata. Grazie mille a Francesco per essere stato qui con noi. Arrivederci al prossimo incontro, alle 5 la settimana prossima alle 16:30. Grazie.